Scene da film allo Strikeland. I Super Strikers stanno dimostrando di meritare a pieno titolo la loro fama. E Dancy Rasta sta dimostrando di meritare il titolo di capitano. E il Matador e Twisting Tiger stanno entrambi fluttuando nello spazio. Passaggio a Twisting Tiger. Stavo scherzando. Dritto al capitano Dancing Rasta. Wow, la tecnica di Dancing Rasta è incredibile. Tocca a te, Shakes. Si prepara al tiro. Incredibile, con un capitano come Rasta i Super Strikers sono imbattibili. Altra vittoria. Il campionato è lungo, non dimenticarlo. Vai! Molto bene, campioni. Complimenti, hai segnato un gran gol, Shakes. Grazie, coach. E tu, Rasta, ottimi passaggi. E hai guidato bene i tuoi compagni. Ma durante il periodo di riposo, cercate di allenarvi in qualsiasi situazione. Un vero campione si adatta a tutte le condizioni, sia sul campo che fuori dal campo. Detto questo, cercate di non fare cose troppo stancanti. Divertitevi! Ecco che arrivano. Che cosa sarebbero? Quelli sono braccioli, amico. Li devi solo gonfiare. Tu e Block andate al mare, non è vero? Sì. Beh, con quelle teste giganti e dure che vi ritrovate, non vorremmo che andaste a fondo. Coraggio, il Matador, giochiamo un po'. Shakes, siamo in vacanza. Cerca di rilassarti 5 minuti. È meglio se ti spalmi un po' di questa prima di trasformarti in una aragosta. Che cosa c'è? Ok. Ti aiuto io, Block. Ci portano a farci delle domande a proposito del manager della Nakama FC. Ad ogni modo, la prossima partita degli Strikers sarà sicuramente molto interessante. L'hai detto, Mac. Sarà un vero e proprio test per tutti loro. Spero che Dancing Rasta stia preparando la sua squadra per questa sfida. Non credo che avranno particolari problemi. Perché dici questo? Non ho mai visto Rasta impreparato. Probabilmente mentre noi parliamo, lui starà mettendo sotto torchio la sua squadra. Comunque dovrà tornare al lavoro, perché 10 minuti fa la Cosmos ha indetto una conferenza stampa. Grandi notizie, Mac. Esatto, Robby Boy. Enormi cambiamenti all'orizzonte. La Cosmos ha appena annunciato l'acquisto di Ninja da parte della sua società. Passiamo ora alla linea Ben Zed per gli aggiornamenti. Ben? Proprio così, signori. Con l'inserimento di Ninja nella formazione ufficiale, la Cosmos non sarà più da sottovalutare. Abbiamo intervistato Ninja poco fa e questa è stata la sua dichiarazione. I Super Strikers non hanno più scappo. Ne sei sicuro? Ci puoi giurare. Schiacceremo quei palloni gonfiati e li rispediremo a giocare coi pulcini. Sì, coi pulcini. Questa affermazione non aumenterà la loro determinazione a vincere? Non mi importa niente di quello che pensano. Loro non sono alla nostra altezza. A dire il vero, gli Strikers non hanno futuro. E questa intervista mi ha stufato. Sì, ti è stufato. Beh, avete sentito, gente. È tutto, ripasso la linea allo studio. Voleva vedermi, capo? Ci tenevo a parlarti di alcuni cambiamenti che voglio apportare alla formazione. Per esempio? Prima di tutto, stavo pensando al titolo di capitano. Ma è Rasta! Che c'è che non va? Chiudi la porta. Ecco, è arrivato! È stato facile come tirare un calcio di punizione! Oh! 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 Che salvataggio!
Oh! Oh no! Aiuto! Io lei... Che siete così affiatati voi due? Spenza e io siamo cresciuti giocando a calcio insieme, dalla strada allo stadio. Ehi, che effetto fa giocare al fianco di Dancing Rasta? È una macchina. Con Rasta come capitano della squadra, noi siamo imbattibili. Dove mi trovo? Tu hai dormito per un giorno e una notte. Sei un ragazzo molto fortunato. È chiaro che il tuo compito su questa terra non è ancora terminato. Allora vi devo la vita. La nostra unica ricompensa è vederti guarire e affrontare qualsiasi sfida il fato ti imponga lungo il cammino. Avverto che sei un grande leader. Ora devi rilassarti e lasciare che il tempo compia la sua magia. Non so come ringraziarvi per l'ospitalità, ma devo assolutamente tornare a Strikeland per la partita. Sii paziente, ragazzo. Non vuoi uscire? L'aria fresca e un po' di movimento ti aiuteranno a guarire. E tutto andrà a rotoli. Ecco perché, come capitano, devo tornare immediatamente a casa. Devi imparare ad essere una guida non solo con il corpo, ma anche usando i poteri della mente. Eh? Ehi, amico, ma che strano questo pappagallo. Perché non mangia niente? Tu sei testardo, proprio come lui. Ti muovi troppo velocemente, sei aggressivo. Se imparerai ad essere paziente invece di avvicinarti a lui, sarà lui a venire al tuo cospetto. Sì! Hai visto? Con la pace della mente puoi fare qualsiasi cosa. Ora ho capito. E vi ringrazio per la vostra saggezza e la vostra ospitalità. I Super Strikers non hanno più scappo. Ne sei sicuro? Ci puoi giurare. Schiacceremo quei palloni gonfiati e li rispediremo a giocare coi pulcini. Sì! Coi pulcini. Questa affermazione non aumenterà la loro determinazione a vincere? Sono convinto che sia un errore sostituire Rasta con Big Bo. Le altre squadre della League stanno facendo importanti cambiamenti e noi dobbiamo restare al passo. Non sono d'accordo. Non si cambia quello che funziona. Bo è fisicamente più prestante. Eh? Per essere capitano occorrono sia fisico che cervello. Rasta ha il fisico adatto e inoltre anche l'intelligenza necessaria per guidare una squadra come la nostra. Forse hai ragione, ma è la decisione giusta, anche perché è la mia decisione. Se non vinciamo contro la Cosmos, allora passeremo la fascia di capitano a Big Bo. Bene. Se riusciamo a tenere la palla in aria, avremo sempre un vantaggio. Non affonderà mai nel fango. Perché, Ninja? Perché non affonderà mai nel fango. Così dovrebbe funzionare.
È bello rivederti, capitano. È meglio che la Cosmos si prepari ad affrontare la furia dei Super Strikers. Giornata di partita allo Strikerland, lo stadio è al completo, Mac. Sì, e non abbiamo idea di chi vincerà questa partita. Partita che potrebbe essere compromessa dal fango. Giusto, e la pioggia potrebbe regalare un vantaggio allo stile acrobatico della Cosmos. Sì, esatto, ma in questo match i Super Strikers potrebbero dare del filo da torcere al funambolico ninja. Sai se qualcuno degli Strikers risulta infortunato? No, al momento nessuno. Sono in piena forma. Non mi fido, voglio esserne sicuro. Forza, Polo! Sì? Sto arrivando! Rasta, vecchio leone! Vieni al mio locale dopo la partita per festeggiare la vittoria! Vacci piano, prima le cose importanti. Amico, devi venire! Una vittoria e della musica dal vivo, che cosa c'è di meglio? Dobbiamo concentrarci. Prima dobbiamo vincere e dopo festeggeremo. Concentrazione è il mio secondo nome. Noi siamo più veloci, tecnicamente migliori e anche più carini. Non vedo l'ora di scendere in pista. Intendevo in campo, ma ci siamo capiti. Senti, Rasta, sei sicuro che sia tutto ok? Sì, come no. Adesso andiamo in campo e vinciamo la partita. Sono d'accordo con te, capitano. Pensavo che fossi già uscito. Stavo dimenticando questa. Dimostra di essere degno di indossarla. Ninja! C'è qualcuno che ha un ginocchio infortunato. E hanno dei calzini davvero soffici, soffici! Coraggio, Rasta. Tu puoi farcela. È il momento di giocare. Il Matador sperava che rimanessimo addormentati negli spogliatoi per fare lui tutte le interviste. È molto divertente. Adesso vorresti fare anche il comico? Continua a fare il musicista, Cool Joe. Basta! Ninja non avrà pietà di noi. E credetemi, di sicuro ha degli assi nella manica. Anche noi siamo degli assi, però. Questa è casa nostra, vero? E nessuno può batterci in casa nostra. Dico bene, Block. State attenti e siate pronti. Tu ci guidi e noi ti seguiremo. Super Strikers, pronti al 3! 1, 2, 3, Super Strikers! Scopriamo il giocatore infortunato e sfruttiamo la loro debolezza. Quando riesci a liberarti, corri più veloce che puoi e cercami. Io sarò pronto. Vediamo quanto sono bravi se la palla non tocca mai terra. Non hanno idea di che cosa li aspetta. E i giocatori della Cosmos saltellano per il campo evitando le pozzanghere! È vero, sembra che volino sull'acqua, mentre gli Strikers sembrano completamente confusi. Oh, che sfortuna! La Cosmos mantiene il possesso di palla tenendo a distanza gli avversari. Beh, spero che gli Strikers non abbiano mangiato troppo oggi, perché di questo passo continueranno a ingoiare fango. Mi sembra che i rossi non abbiano ancora toccato palla. Oh, la cosa si fa imbarazzante, Mac! Mac! Oh! Il tempo scorre e i Super Strikers devono ancora sbloccare la situazione in campo. I Super Strikers stanno rischiando di brutto. Ora ne ho abbastanza. Shakes intercetta la palla e Big Boy interviene in tutta sicurezza.
Che i rossi si stiano riprendendo? Dancing Rasta darà una svolta alla partita? Sembra un po' traballante, Mac. Ti ho scoperto. Devo resistere. La squadra ha bisogno di me. Che azione da parte di Ninja! Non ho capito cosa cercasse di fare Rasta. Non l'avrete vinta, Cosmos. Non ce la farete. Gran lavoro da parte del capitano degli Strikers, che finalmente passano all'attacco con il loro leader alla guida. Vai, Shakes! Capitano, a te! Possiamo farcela. Quell'intervento era scorretto e soprattutto pericoloso. Il capitano degli Strikers è a terra. Sembra che Ninja riceverà più di un semplice avvertimento per questo brutto fallo. No, non adesso. Il capitano è ancora a terra. E forse ci resterà. Se imparerai ad essere paziente invece di avvicinarti a lui, sarà lui a venire al tuo cospetto. Ho capito. Big Bo! Io esco, non ce la faccio. Manca poco tempo. Finisci la partita, Rasta. So che puoi farlo. No, non posso fare più niente fisicamente oggi. Abbiamo bisogno che tu ci guidi. Ed è quello che farò. Ecco il piano. La pazienza è la chiave per vincere questa partita. Non fate entrare nessuna riserva al posto mio. Se vedranno che siamo sotto di un giocatore, saranno sicuri di vincere. Conduceteli a voi, e così loro commetteranno un errore. Ma Rasta, noi non... Fateli venire da voi. Dancing Rasta è fuori gioco. Non lo sostituiscono? Ma sono impazziti! Vinceremo, e lo faremo solo per te, capitano. La fascia di capitano è ora al braccio di Big Bo. Sono sotto di un giocatore. Forse non era solo uno l'infortunato. Ma che cosa avranno in mente? Ce la faremo anche senza Dancing Rasta? Mettiamocela tutta! Twisting Tiger è pronto a ricevere la palla! Via, tutta via! Ma gli scivola a causa della pioggia! Scorpione volante, ora, avanzate! Attenti, Super Strikers, guai in vista! Il portiere è a terra! Guardate che roba! No! Non è un caso se lo chiamano Block! All'attacco! Shakes, in posizione regolare, completamente libero! Ha agganciato l'obiettivo e... Tira! No! La ripassa il Matador! Che tira in porta, tira! E segna! No, un momento! La palla è rimasta bloccata nel fango! Ce la farà Shakes a segnare per il suo capitano? Gol! Che sì! Partita! Veramente incredibile! Speriamo che Rasta torni in campo con gli Strikers per la prossima partita! È stato davvero epico, amico. Wow, e voi avete visto la faccia di Ninja? Ehi, amico, come ti è venuta in mente quella tattica? Un tantino rischiosa, ma sì, li abbiamo completamente spiazzati. Tutto il merito è di questo signore. A proposito, ottimo lavoro. Ora pensa a guarire in fretta, ok, capitano? Siete stati fortunati, Strikers. Ma purtroppo per voi la fortuna spesso vola via. Staremo a vedere chi vincerà la prossima volta. Sì, la prossima volta. Oh.